Cavolo nero ripassato in padella. Benvenuti nella mia cucina. Comincia prendendo le foglie lavate del cavolo nero e con una mano tieni ferma la base della costa e con l'altra tira la foglia per staccarla. Per le foglie più piccoline questo non serve. Appena ne hai pulite abbastanza, tagliale grossolanamente per poterle gestire meglio in cottura. Continua poi con tutte le altre foglie. In poca acqua bollente, leggermente salata, metti a cuocere il cavolo nero. Schiaccialo un po' con un mestolo di legno e copri con un coperchio. Ora lascia cuocere per circa 10-15 minuti. Scola il cavolo in un colino e lascialo scolare per bene. In una padella scalda un po' d'olio extravergine di oliva, taglia a fettine un paio di spicchi d'aglio e mettili a rosolare nell'olio. Intanto taglia a metà un peperoncino, elimina i semi e taglialo a fettine. Poi mettilo a rosolare con l'aglio. Versa nella padella il cavolo e mescola, mentre a fuoco alto lo fai asciugare leggermente. Correggi di sale e pepe. Dai un'ultima mescolata e poi impiatta. Buon appetito!